Il governo è responsabile davanti al paese di aver sbagliato agenda. È il messaggio lanciato dalla Convention Nazionale dei Popolari per l'Italia che si è svolta a Matera, una o due giorni nel corso della quale l'Assemblea ha discusso di quelle che debbono essere le priorità dell'esecutivo nazionale. Invitiamo il governo, chiediamo al governo, sollecitiamo il governo ad essere conseguente. Perché non passiamo invece dalla legge delega sul lavoro a un decreto sul lavoro che metta subito le aziende in grado di competere? Perché non facciamo altrettanto con la materia fiscale e con la materia di giustizia? Siamo noi questa volta che chiediamo al Premier di accelerare, perché l'accelerazione di Renzi si è risolto in un'ipotesi di 1000 giorni che credo non potrebbe far altro che riconoscere alla fine di quel percorso che i buoi sono già scappati. La convention di Matera è stata anche l'occasione per annunciare la costituzione di gruppi unici in Parlamento entro il 15 di ottobre, in linea con l'impegno preso insieme ai componenti dell'intergruppo per la Costituente Popolare, composto da UDC, Popolari per l'Italia e Nuovo Centrodestra. Ma nella due giorni materana si è discusso anche del ruolo dei Popolari per l'Italia in Europa. Abbiamo ritenuto estremamente importante la nostra adesione al Partito Popolare Europeo e il risultato che abbiamo ottenuto in Europa con l'ingresso in questa importante istituzione, insomma, politica per l'Europa stessa.